Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben trovati alla terza puntata del caffè di fabioambrosi.it. Come ogni mattina, notizie dal mondo dell'informatica, delle nuove tecnologie, delle serie TV, della televisione, insomma tutti i temi che affrontiamo normalmente sul sito www.fabioambrosi.it. Oggi è mercoledì. È mercoledì, se non ricordo male, è mercoledì 21 settembre. È arrivato il freddo in tutta Italia, tocca coprirsi perché ormai la bella stagione ce la siamo lasciata, credo, definitivamente alle spalle. E dicevo, oggi è mercoledì e oggi voglio parlarvi di un nuovo programma televisivo che La 7 ha lanciato la settimana scorsa in realtà, e che secondo me vale la pena vedere perché è veramente molto molto interessante. Il programma in questione è Una giornata particolare, va in onda appunto ogni mercoledì sera alle ore 21:15 ed è condotto dall'ottimo giornalista Aldo Cazzullo. Di che cosa parla questo nuovo programma della 7 e perché voglio consigliarvelo? Beh, ve lo consiglio per due motivi. Intanto perché è molto interessante, quindi se siete appassionati della storia, è un programma che affronta alcune giornate, ok, passate alla storia per qualche motivo o in cui la storia da quel momento in poi ha preso una direzione diversa. Si chiama appunto Una giornata particolare. E poi ve lo consiglio questa nuova trasmissione della 7 perché è girata ed è prodotta veramente molto molto bene. In realtà lo stile è molto simile a quello di Ulisse, il piacere della scoperta di Alberto Angela. È molto dinamico, vengono usati molto i droni, anche la grafica è molto molto carina, molto curata, ben confezionato. Dicevo, è condotto da Aldo Cazzullo, ottimo giornalista, ottimo scrittore, e questo si vede perché chiaramente il prodotto e il programma è scritto veramente molto molto bene, insieme anche ai suoi collaboratori che si avvicendano nel racconto durante le due ore di trasmissione. Quindi ecco, vi consiglio di vedere questo programma da due punti di vista: da un punto di vista culturale, perché ripeto, è molto interessante. Se non ricordo male, questa sera dovrebbero parlare dell'omicidio di Giulio Cesare, ma non ne sono sicurissimo. Ad ogni modo, sul mio sito internet www.fabioambrosi.it c'è l'elenco di tutti gli argomenti che affronteranno nelle prossime settimane. E poi ve lo consiglio perché da un punto di vista tecnico, ecco, se siete appassionati di montaggio video, di riprese, di grafica e di videomaking, ecco, buttate un occhio a questo programma perché sicuramente ne vale la pena. Uno dei modi per imparare a fare il videomaker, e forse il modo più importante di tutti, è quello di guardare quello che fanno gli altri, cercare anche di imparare dagli errori degli altri e fare tesoro, ecco, di quello che viene prodotto. Quindi, concludendo, semplici e veloci, io quest'oggi vi ho voluto raccontare di questo nuovo prodotto della 7 che vengono da ogni mercoledì sera alle 21:15. Se vi fa piacere, poi domani commentate questo video e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ovviamente registratevi a questo canale YouTube se vi fa piacere, per voi è solo un click, a me aiuta veramente tanto. Mettete un like e cercatemi anche su Instagram, cercate Ambrosi Fabio e cercatemi anche su Facebook, insomma teniamoci in contatto. Chiusa la parentesi del caffè mattutino, apro la parentesi invece per tutti gli appassionati dei video tutorial di Premiere e di videomaking. Mi state scrivendo in tanti per avere informazioni sul corso a distanza che sta per partire, corso a distanza sia per After Effects sia per Premiere Pro. Ripeto, il corso di Premiere Pro ha una durata di 24 ore ed è adatto a tutti. Molti mi domandano, ma il corso di Premiere lo posso seguire io anche se non ho mai usato Premiere? Sì, è un corso adatto a tutti. Stessa cosa per After Effects, sono corsi che vi danno gli strumenti per iniziare ad utilizzare questi software. E se anche siete già bravi con Premiere, per esempio, io vi consiglio di seguirlo perché magari alcune funzioni, alcune tecniche magari non le conoscete, quindi può essere anche d'aiuto a voi che già avete un pochino di esperienza. Se volete, i corsi a distanza sono su Skype e su Zoom, ancora devono partire, quindi fate ancora in tempo a registrarvi, partiranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni scrivetemi ad info@fabioambrosi.it.
Oh, siamo arrivati alla fine della terza puntata del terzo caffè di FabioAmbrosi.it. Ci vediamo domani. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa pensate di questa rubrichetta mattutina, che non ha pretese in alcun modo, ma che è un modo per fare colazione insieme, per prendere dimestichezza con questa giornata che sta iniziando. Grazie ancora, buona giornata, a domani, ciao.